nei mesi passati che lo sviluppo del Sud è necessario per lo sviluppo del Paese. L'ho dichiarato attraverso il Presidente Renzi, lo ha dichiarato, ma poi si è dimenticato di dimostrarlo nel DEF, dove pochissimo è previsto per il Sud e dove anzi la parola mezzogiorno è contenuta soltanto 2 volte. Per queste ragioni vigileremo con speranza, ma anche con la diffidenza di chi ogni giorno è costretto a registrare la distanza abissale tra ciò che il governo promette e ciò che effettivamente realizza. La ringrazio. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsto dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha ora la parola l'onorevole Parentela. Grazie Presidente. Un popolare film, parlando del meridione d'Italia, diceva: quando vieni al sud piangi 2 volte, quando arrivi e quando parti. Per la Calabria è diverso. Un cittadino che deve arrivare in Calabria piangerà 3 volte, quando arriva, quando parte e durante il Scusi, onorevole viaggio. Parentela. Grazie, onorevole Sanni. Quando arriva, quando parte e durante il viaggio. Un cittadino di Crotone oggi impiega mediamente 8 ore per raggiungere Roma, quando va bene, in treno, ed ha soltanto 6 soluzioni di viaggio nelle 24 ore, 4 delle quali tra le 6 e le 10 del mattino. E in tutte le soluzioni la costante è sempre una: almeno 3 cambi di treno. Prima un treno da Crotone a Catanzaro Lido, poi un treno o un autobus per arrivare a Lamezia Terme, e poi finalmente un treno a lunga percorrenza verso Roma. Un cittadino di Roma che vuole passare le vacanze in Calabria, ad esempio a Soverato, può impiegare anche 11 ore, sempre quando gli va bene, per arrivare a destinazione. Per il viaggio in treno deve prevedere almeno 3 cambi. Un cittadino che parte dal Trentino, invece, per arrivare a Roma, ci mette solo 4 ore, con un treno di